Consigliere, un progetto che interessa un territorio vastissimo, dove tra l'altro esempi di movimenti di secessione già esistono, come ad esempio la Grande Lucania. Sì, il movimento esiste anche se non ha preso piede perché era una provocazione quel movimento. Questa è una realtà costituzionale. Chiaramente nasce, quando nascono questi movimenti come della Grande Lucania, perché i territori vengono trascurati, sono stati trascurati da Napoli, da Salerno, però quella è una provocazione. Oggi io penso che quella provocazione, così tante provocazioni, così negli anni molti hanno portato avanti queste idee, io penso finalmente, grazie anche abbiamo anche la condizione economica e politica della provincia di Salerno, cioè abbiamo una crisi nazionale, una crisi regionale soprattutto per Napoli e abbiamo la provincia di Salerno che si sta elevando culturalmente ma soprattutto come azione politica forte. Abbiamo inevitabilmente un leader indiscusso del centrodestra, inevitabile che è il nostro presidente Cirielli, cioè, che in fase, diciamo, il centrodestra in questa fase storica nel Salernitano è vincente, mentre c'è dall'altra parte anche un leader indiscusso che del centro-sinistra in questa fase perdente, ma è un leader indiscusso, De Luca. Quindi voi ragionate con De Luca su questo progetto, vorreste ragionare con De Luca? Io voglio ragionare con il popolo di tutta la provincia di Salerno, con tutti i sindaci, a prescindere dal colore politico, destra e sinistra, perché questo è il futuro di tutti noi cittadini.